K-Now 6, Drop 2. Avevamo due grandi mondi, uno che veniva definito Now Age, il mondo più misterioso. Parliamo dell'oroscopo, parliamo dell'esoterismo, parliamo della religione. Ecco, questo mondo tradotto in quello che è il concetto moda vede tutta una contaminazione fatta di opulenza, di ricchezza, di qualcosa di materiali molto ricchi, che nei capelli si traduce in perfetta salute, volumi, concetto di bellezza inteso da un punto di vista estetico, come se il capello fosse una cornice su un bellissimo quadro. Quindi vedremo dei colori molto ricchi. Per chi ci ha seguito nell'ultimo periodo, vedremo che nel mondo dell'ermocromia questo è caratterizzato da una nostra modella che è una luce ambrata. Il secondo mondo, conosciuto come Futuristic Lab, è un mondo che abbraccia tutto quello che è il concetto digitale. Il digitale tradotto in quello che è anche il mondo capelli parla di colori un po' più accesi, parla di block color, parla di colori metallici, parla di contrasti tra colori stessi. E qui troviamo uno dei nostri look su un fondi neutri che attraverso delle piccole tips che noi daremo all'interno di questa collezione, quindi quello che noi abbiamo definito la piega cromatica, concetto tecnico che prevede che su determinati fondi noi possiamo utilizzare delle cromie della durata di pochi lavaggi, quindi un qualcosa che possa permettere alla nostra cliente di cambiare in maniera molto dinamica, ma allo stesso tempo di poter tornare indietro a quello che era il colore originale. Nel mezzo di questi due mondi troviamo appunto quello che noi chiamiamo il mondo contaminato. Ecco che i due mondi vanno a contaminare un terzo look che noi abbiamo tradotto come forme in quello che è un bob alla francese. Però troviamo la contaminazione digitale appunto attraverso questo contrasto di colori e troveremo un colore molto intenso, molto ricco, che in qualche maniera va a disconnettersi attraverso un verde, attraverso un ottanio, un colore che possa creare anche dei punti luce. Ecco, ancora una volta questo drop inverno strizza l'occhio al precedente, quindi parliamo del drop precedente che era l'autunno, perché da un punto di vista di proposta l'autunno e l'inverno lavorano sicuramente molto assieme. L'insieme di questi due drop dà vita a sei look. Questi sei look possono essere anche interscambiabili tra di loro, quindi non c'è il concetto del copia e incolla. C'è più la voglia di dare delle ispirazioni, delle idee e fare in modo che ognuno di noi, ognuno dei nostri colleghi possa renderle sue e quindi anche mixarli tra di loro. L'armocromia diventa un'arma formidabile per andare a individuare quello che veramente può valorizzare quelle che sono le caratteristiche dei nostri clienti. Il nostro lavoro è quello di darvi più idee possibili e credo che ancora una volta con questo Drop 2 riusciremo in qualche maniera a parlare a un pubblico molto ampio. Ciao a tutti!